Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Da oggi torna l'Italia divisa in aree colorate, dal 16 gennaio le nuove misure. Dai vaccini Covid alla lotta ai tumori, le priorità dell'OMS per il 2021. I nuovi scenari terapeutici dell'ipertrofia prostatica benigna. Epatite C, il primo passo, fare il test. Da oggi torna l'Italia divisa in aree colorate, rossa, arancione e gialla. Lombardia, Veneto, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna entrano nella fascia arancione, nessuna regione in zona rossa, dunque il resto d'Italia resta per il momento in fascia gialla. L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza sarà valida fino a venerdì 15 gennaio, quando scadrà il DPCM in vigore. Il Governo sta lavorando ai nuovi provvedimenti più restrittivi, in particolare sulla movida, che entreranno in vigore dal 16 gennaio. Probabile l'estensione del divieto di spostamento fra regioni anche nelle zone gialle, così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una nuova zona bianca, seppur difficile da raggiungere, in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Assicurare anche nei paesi più poveri l'accesso rapido ai vaccini per il Covid-19, rilanciare la lotta ai batteri resistenti agli antibiotici e le campagne vaccinali contro malattie infettive come il morbillo. Sono alcuni dei principali problemi di salute che ci accompagneranno nel 2021 e nei confronti dei quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia il massimo impegno in una dichiarazione di intenti, senza dimenticare i nemici storici come l'HIV, la malaria e l'epatite, così come gli screening e le cure per le malattie non trasmissibili, dal diabete ai tumori. L'ipertrofia prostatica benigna è una malattia piuttosto comune negli uomini over 50, che consiste nell'ingrossamento benigno della prostata. Colpisce l'8% degli uomini con meno di 40 anni di età, aumentando fino al 50% nei soggetti oltre i 60 anni. Sentiamo. Da un punto di vista eziopatogenetico, accanto all'invecchiamento, a un'alterazione del quadro ormonale e da un'alterazione del sistema nervoso simpatico, di recente ci sono numerose evidenze che sottolineano l'importanza e il ruolo dell'infiammazione cronica della prostata nella genesi dell'ipertrofia prostatica. L'infiammazione prostatica può essere secondaria a diversi fattori, secondaria di infezioni, a delle patologie autoimmuni e soprattutto alla sindrome metabolica. In presenza di uno stato infiammatorio cronico persistente della prostata, si osserva il rilascio di diverse citochine che hanno un effetto diretto sulla proliferazione delle componenti cellulari e stromali della ghiandola prostatica, favorendo lo sviluppo dell'ipertrofia prostatica. Perché è importante parlare di infiammazione nella gestione nel trattamento dell'ipertrofia prostatica? Perché purtroppo la maggior parte dei farmaci che normalmente vengono impiegati per la terapia dei disturbi menzionali dell'ipertrofia prostatica non hanno una proprietà antinfiammatoria. Recenti evidenze sottolineano come l'estratto esanico della Serenova Repens è invece dotato di un spiccato effetto antinfiammatorio a livello prostatico, sia in monoterapia sia in terapia di combinazione, e questo ne rappresenta sicuramente un nuovo scenario terapeutico. Ulteriori studi dovranno valutare il ruolo dell'infiammazione prostatica come un nuovo possibile target non solo nella terapia ma soprattutto anche nella prevenzione dei disturbi menzionali da ipertrofia prostatica. Far conoscere l'epatite C in tutti i suoi aspetti e sensibilizzare le persone inconsapevoli di averla contratta a fare il test è l'obiettivo della campagna tutta digitale C come curabile, che vuole contribuire all'eliminazione dell'infezione in un momento in cui la lotta al virus sta subendo una battuta d'arresto a causa dell'attuale emergenza sanitaria, ostacolandone la diagnosi e la cura. E per sconfiggere l'epatite C il primo passo è quello di fare il test. Vediamo. Attraversare il traffico della vita non è sempre facile. C'è un modo giusto per superare l'ansia legata all'HCV. Fai una scelta coraggiosa per te e per chi ti sta vicino. Un semplice test è la soluzione. Prenderne consapevolezza è il primo passo. L'unico limite alla cura dell'epatite è la paura. Non perdere tempo. Contatta il tuo medico ora. Aiutati e aiutaci a sconfiggere l'epatite C. Insieme si vince. Inizia ora. Senior News termina qui, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.